Buonasera e bentornati a Fuoricampo, il nostro appuntamento settimanale con il calcio del territorio. Buonasera Alessandro. Buonasera Veronica, buonasera ai nostri telespettatori e buonasera ai nostri ospiti. Ovviamente parleremo, per quanto riguarda questa serata, di un campionato che non ammette tregue, non ammette pause, perché abbiamo appena vissuto la giornata del weekend e siamo pronti a vivere una nuova giornata con Esatto. Turno infrasettimanale. Turno infrasettimanale che si giocherà domani. Il Siena scenderà in campo alle 21, nuovamente al Franchi, quando arriverà la Fermana, e quindi parleremo ovviamente non solo dell'ultima gara, quella con la Carrarese, ma parleremo anche della gara di domani, ovviamente con la Fermana. Non solo, il Siena tornerà in campo anche sabato a Gubbio, quindi tantissimi appuntamenti, una settimana molto intensa. E ne parleremo con Massimiliano Virto, presidente del club Corrente Bianconera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Poi abbiamo Roberto Pirangioli, che è il direttore sportivo del Mazzola Val d'Arbia. Buonasera. Buonasera a tutti. E Roberto Bozzi, tifoso del Siena. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo subito appunto a parlare del Siena. Siena che sabato pareggia con la Carrarese in casa, un pareggio diciamo senza particolari emozioni, quello che abbiamo vissuto al Franchi, e quindi riviviamolo insieme proprio rivedendo le immagini di Siena-Carrarese. Di 6. Eccola qua, stanno arrivando le immagini, ci siamo quasi. Andiamo a rivedere insieme il pareggio che abbiamo vissuto in casa sabato pomeriggio tra Siena e Carrarese, due squadre che erano agli stessi punteggi in classifica e che quindi ovviamente sono rimasti proprio nella stessa posizione a 26 punti in questo momento. Dovrebbero essere pronte le immagini. Siamo pronti. Quindicesima giornata di campionato, il Siena ospita il Franchi, la Carrarese. Le due squadre arrivano a questo impegno a pari punti a quota 25. Paiuca schiera i bianconeri con il 4-3-2-1, l'ex dal canto opta per il 3-5-2. Al settimo Leone prova a crossare dalla sinistra, la palla viene deviata e il Siena chiede un tocco di braccio. L'arbitro lascia giocare e allora Di Santo salta due uomini per servire nuovamente Leone, ma la sua conclusione è centrale. Si fa vedere anche la Carrarese, Grassini crossa per Capello che di testa la manda al lato. Siena nuovamente in attacco, passaggio di Favalli in avanti verso Paloschi, la palla si impenna e Buio prova di testa ma non trova la porta. Calcio piazzato della Carrarese, messo fuori dalla retroguardia del Siena, l'azione prosegue con il colpo di testa di D'Ambrosio che termina sul fondo. Il Siena conquista palla, il colpo di testa di Pellegatti favorisce la corsa di Di Santo che arriva fino al cuore dell'area di rigore, ma poi il suo destro non gira abbastanza. Sempre Di Santo dalla sinistra che pesca il taglio di Paloschi, l'attaccante prova un controllo in area di rigore, ma la Carrarese fa buona guardia. Ripartenza fulminante della Carrarese, Coccia crossa sul secondo palo dove Di Santo arriva di gran carriera per ostacolare Grassini, alla fine Lanni ci mette una pezza e para. Sul finire del primo tempo Di Santo scappa ancora una volta in campo aperto, il numero 7 tenta il tiro a giro ma neanche questa volta trova lo specchio della porta. Il Siena attacca anche ad inizio secondo tempo, Belloni si destreggia tra diversi avversari ma il suo mancino si spegne al lato. Di Santo punta all'uomo, poi sposta la palla e crossa verso Paloschi che va più in alto di tutti, ma Satalino non si fa sorprendere. Buona trama offensiva dei bianconeri sulla sinistra, il cross è per la testa di Arras ma la conclusione è debole. Mischia in area di rigore a pochi minuti dal triplice fischio per la punizione battuta da Coccia, Marino ci arriva ma non impensierisce Lanni. Prova a rispondere il Siena con il tiro dalla distanza di Collodel che va alto e finisce in parità tra Siena e Carrarese, entrambe le squadre guadagnano un punto in classifica e si portano a quota 20. Quota 26 punti, finiamo noi il servizio frase di Filippo Migliattini, che intanto salutiamo e ringraziamo. 26 punti appunto sia per Siena che per Carrarese, che ovviamente erano con lo stesso punteggio e quindi quello è rimasto diciamo la stessa posizione in classifica. Allora iniziamo a commentare con i nostri ospiti. Massimiliano, iniziamo da te. Un Siena, quello che abbiamo visto sabato al Franchi, che non ci ha portato particolari emozioni, è stata una partita molto diciamo pacata, senza particolari spunti. Sì, ormai siamo abituati a vedere un Siena molto guardingo in difesa, siamo una delle meglio difese del campionato e questo va un po' a discapito della qualità del gioco. Le due squadre secondo me sabato si equivalsero, infatti tiri in porta praticamente non ci fu quasi niente, e,
però insomma, diciamo ecco, è che va bene così quando c'è le partite in questo modo. Ora bisogna sfoderare però gli artigli con martedì, la prossima partita, e bisogna anche vedere di allungare un po' di più, insomma, ecco. Una considerazione che possiamo fare con il direttore, che è uomo di campo, mantenere l'intensità che il Siena ha dimostrato, soprattutto nelle prime giornate, mantenerla a lungo non è mai facile, sappiamo, insomma. Può essere poi anche l'avversario che ti blocca e quindi... Sì, sì, sicuramente la cosa più difficile, sicuramente una partenza buona come ha fatto il Siena, è mantenersi su quel livello e cercare di non avere troppi cali, quindi cercare di gestire momenti dove magari non va benissimo, tutte le cose vanno bene, cercare di affrontare, specialmente se ci sono poi turni infrasettimanali, e quindi cercare di essere pronti a contenere, perché comunque è molto dispendioso, insomma, avere gli infrasettimanali, tante volte può giocare anche sui punteggi, qualche brutto scherzo, insomma, comunque secondo me la parte più difficile è tenere massima la concentrazione, insomma, sui... Roberto Monzi. Esatto, si è parlato prima di due squadre che si equivalgono, in realtà ne hanno parlato anche due mister, sia Pagliuca che Dal Canto, insomma, hanno detto che poi è stata una partita equilibrata, quindi insomma alla fine questo pareggio ci sta. Cosa ne pensi? Veramente Siena e Carrarese sono molto simili? Ma io penso che abbiamo visto una partita brutta, forse una tra le più brutte che ci sono state. Mi sembra che il reparto difensivo va sempre bene, non prendiamo gol, ma abbiamo difficoltà non solo in attacco ma anche a centrocampo. E Leone era inesistente, ha fatto bene a toglierlo perché tutti hanno visto la difficoltà con cui ha giocato questa partita. Anche Belloni ha toccato poche palle e ne ha perse tante, non concentrato. Sinceramente anche per responsabilità dell'arbitro, che ha troppo lasciato andare. La partita è stata veramente brutta perché i Carrarini picchiavano come fabbri al momento in cui qualcuno cercava di fare qualche cosa, o la spallata o un calcione o qualsiasi altra cosa, bloccavano l'azione, e questo ha fatto sì che sia stata veramente una partita brutta. Io sinceramente non mi sono divertito, e ho visto anche un Siena che è regredito rispetto a altre volte. Saranno le tante partite, saranno che sempre soliti giocano, forse bisognerà cominciare anche a far giocare qualcun altro. Massimiliano, ma secondo te quello che dice Roberto è collegabile, diciamo, al discorso degli avversari? Perché Lucchese e Carrarese, per certi versi, tatticamente sono sembrate un po' simili, no? Con la volontà di bloccare l'avversario, quindi il Siena, la volontà di aggredire il gioco, quindi poche possibilità per i bianconeri di esprimere la manovra, insomma. Sicuramente chi viene a Siena con timore e con rispetto, perché la squadra quest'anno è una squadra che lotta dall'inizio alla fine. Poi è vero, qualche carenza nella rosa, cioè le punte sono quelle, vedi, quando se ne fa male una si inventa un'altra punta al momento, e finora insomma a volte è andata bene, a volte è andata male. La Carrarese è una squadra ostica, Dal Canto sa com'è la Serie C, e quindi vengano agguerrite tutte a Siena. Io quest'anno non la vedo così, anzi per la prima volta dopo anni mi diverto ad andare allo stadio, perché vedo una squadra, perlomeno si cerca di imporre il nostro gioco. Poi ripeto, quando la squalifica, quando gli infortuni, quando una cosa, quando un'altra, la coperta è un po' corta. Spererei in cuor mio che a gennaio, con un paio di innesti, questa squadra potrebbe dire veramente la sua. Io, per carità, mi auguro di arrivare a playoff, non mi illudo, non vedo cose, però secondo me l'ossatura c'è. Il mister, lo vediamo sempre, è un leone, davvero, anche negli spogliatoi, ve lo garantisco, quindi ecco, chi non lo segue purtroppo è tagliato fuori, e questo è un problema. Roberto Pierangeli, visto che si parla di mercato, cosa ne pensi? Mercato fondamentale per il Siena, ma anche un po' per le altre squadre, perché comunque è un girone molto equilibrato. Sì, sicuramente può essere data un'occhiata, insomma, al mercato, cercare di migliorare.
anche se comunque il Siena esprime abbastanza gioco, insomma, che abbiamo visto. Sono state delle occasioni anche di Santo, se in qualche modo riesce poi a realizzare quelle, probabilmente si parla di un'altra partita, non ho visto grandi rischi. E comunque giocatori importanti ce ne sono, è chiaro, vorremmo sempre averne di più e sempre più incisivi. Però, è vero che il calciomercato si fa adesso, cioè non si fa quando ci sono le date del calciomercato, la finestra invernale, ma diciamo che i colpi importanti... Chi vuole assestarli li fa in questi giorni. Sarebbe opportuno, sì, arrivarci ben con le idee chiare, insomma, su quello che uno vuole, soprattutto su cosa magari manca. Quindi è compito poi del mister, insomma, dello staff e di tutta la dirigenza cercare di individuare giocatori magari che siano proprio che facciano al caso. Non è detto il numero dei giocatori, ok, ma non è detto poi devono essere congeniali al sistema di gioco e a quello che poi alla fin fine si ricerca, viene ricercato come gioco. Roberto Bozzi invece che cosa pensa del mercato? C'è necessità di intervenire? Oppure c'è magari più bisogno di cambiare, come dicevi, di poter avvicendare i giocatori che sono attualmente in rosa? Beh, innanzitutto non si capisce se questi giocatori che sono in rosa sono utili o meno, perché ogni tanto abbiamo visto Bianchi o qualcun altro, ma diciamo un po' a spot. Sicuramente c'è bisogno di un rafforzamento, chi direbbe mai che la rosa va bene così? Come dicevo, ci sono un po' di problemi sia a centrocampo che in attacco, per cui se si fa male qualcuno, se viene ammonito qualcun altro, le difficoltà ci sono. Di Santo è l'unico in questo momento che fa movimento, che fa gioco, è l'unico che... Domani non ci sarà, ricordiamolo, che si dà da fare, e domani non ci sarà, sì, che non so quali soluzioni il mister adotterà, però io qualche punto interrogativo sulla prestazione fatta contro la Carrarese mi rimane. Noi tra poco torneremo a parlare di questo, anche perché ancora non ci sono i convocati per domani, che arriveranno credo in mattinata, immagino domani mattina. Però c'è una dichiarazione del mister, esatto, proprio sull'importanza della partita. Esatto, ha detto appunto una partita importante che darà un segnale al campionato, quindi insomma quella di domani evidentemente per Pagliuca ritiene che sia un punto fondamentale. Noi ovviamente tra poco parleremo proprio di questo, parleremo in particolare chiaramente della fermata e della gara di domani, però prima Alessandro andrei a vedere i risultati dell'ultima giornata, così andiamo anche a capire cosa è successo anche negli altri campi, non solo in quello del Siena. Chiaramente c'è stato un pareggio tra Ancona e Torres, il pareggio anche tra Montevarchi e Recanatese, anche tra Fiorenzuola ed Alessandria. Ha vinto poi il Cesena in casa dell'Olbia e vince anche la Fermana con la Lucchese, vince il Gubbio con il San Donato, il Pontedera con l'Imolese e la Reggiana con il Rimini, pareggio ovviamente tra Siena e Carrarese e poi la vittoria dell'Entella con la Vispesaro. Massimiliano, questa quindicesima giornata ha portato diverse conferme di un po' delle cose che sapevamo. Cosa ne pensi di questi risultati? Sì, piano piano le grandi squadre verranno fuori senz'altro, però insomma io vedo che anche i grandi nomi, quindi Entella, Cesena, Reggiana, bene o male qualche passo falso l'hanno fatto, ecco. Certo. Quindi diciamo il campionato è ancora abbastanza livellato e noi possiamo dire ancora la nostra, ripeto, dobbiamo metterci quel poco che ancora ci manca, perché non c'è tantissimo da poter lavorare su questa squadra, si può andare sempre meglio. Pierangeli, per quanto riguarda i risultati di questa giornata, come diceva Veronica, più conferme e meno sorprese, possiamo dire così? Sì, più o meno sì, vedo risultati abbastanza in linea, ci sono, è chiaro, sono quelli che si stanno giocando qualcosa in più, che è chiaro, ci stanno provando per vedere di fare un po' un salto, però ancora lo vedo sono in pochi spazi, insomma, come classifica, secondo me ancora è veramente presto. Che sono tutte veramente molto vicine, insomma. Quindi... Vogliamo andare a vederla subito allora la classifica, Alessandro, così, sì. Visto che la stavamo commentando, così vediamo subito
quello che è successo dopo l'ultima giornata. Esatto, come stavano dicendo i nostri ospiti, in realtà ancora ci sono molte squadre in pochissimi punti, però la Reggiana si è un po' più, diciamo, allontanata rispetto magari al Siena o alla Carrarese, però è sempre a un punto di distanza da Gubbio Entella e due da Cesena. Appunto seguono Siena e Carrarese, poi a 25 punti troviamo Ancona e Fiorenzuola, e poi 24 Pontedera e 22 Rimini, 21 Lucchese, 17 Torres e poi appunto la parte più bassa della classifica, 15 Recanatese e Vispesaro, 14 Molese e Fermana, 13 Montevarchi ed Alessandria e poi Olbia 11 e Santonato a 9. Questa un po' la situazione. Pensate appunto che Pagliuca abbia detto domani una partita che può dare un segnale importante per il campionato, perché diciamo domani poi in caso di vittoria di alcune squadre che si trovano in alto queste si allontanerebbero ancora di più. Roberto Bozzi, cosa ne pensi? No, certamente con questa classifica basta veramente poco per essere in vetta e anche poco per tornare indietro, per la verità. Come vedete, dalla Reggiana al Pontedera sono, quante sono? 8 squadre, cioè ci sono 6 punti, non è che ci sono 10-12. Per cui l'unica cosa da fare è quella di stare lì. L'Entella, la Fermana non sarà sicuramente comunque una squadra che viene qui a prendere 3 gol, non rimarrà a guardare, ci manca Di Santo, ripeto che sarà un problema sia perché segna sia perché fa tanto gioco, per cui credo che bisognerà impegnarsi fortemente con la prossima partita e anche nelle prossime per non solo avere la buona difesa e pareggiare, ma anche per tentare e provare a vincere e cercare anche noi di allungare un po'. Veronica, abbiamo la possibilità di sentire un personaggio, sì, l'abbiamo in collegamento. Lui le partite le ha viste tutte, quindi mentre noi commentiamo magari in questo momento più direttamente le squadre del territorio, lui ha fatto una panoramica sulla Serie C, credo, in questo fine settimana e quindi, ovviamente, essendo anche un uomo di mercato, potrà darci il suo parere. Salutiamo Marcello Bucciarelli, scouting della San Giovannese. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ciao Alessandro. Buonasera. Allora, visto l'introduzione che ha fatto Alessandro, ti chiediamo subito, ovviamente, cosa ne pensi di queste partite di Serie C e quindi un po', diciamo, di questo girone, di questo campionato. Ma allora, sul Siena credo che si possa essere contenti per quello che ha fatto fino ad oggi. Intanto ha mostrato grande solidità. Il mister Pagliuca, persona abbastanza attenta a curare tutti i dettagli. Se poi si va a analizzare anche un po' di numeri, beh, Siena ha la migliore difesa in assoluto e quindi la solidità parte proprio dalle basi. Probabilmente qualche gol in più avrebbe fatto magari avrebbe dato un po' più di fluidità, indubbiamente. Però, come diceva appunto il signor Bozzi poc'anzi, l'ho ascoltato, classifica che segna un buon equilibrio, perché ci sono 7-8 squadre che possono competere e comunque sia poi con l'arrivo dell'anno solare, con l'arrivo appunto del mercato, probabilmente qualche altro equilibrio potrà saltare. Comunque ripeto, io del Siena vorrei essere contento, insomma, sono uno sportivo, insomma, ecco, credo il tifoso si dovrebbe accontentare di ciò che è stato fatto fino ad oggi. Introduce l'argomento mercato, è chiaro che, come dire, ci fornisce un assist, no? Perché tu sei un nuovo mercato, quindi il Siena sicuramente farà dei movimenti, forse anche in uscita, ma certamente anche in entrata. E come dicevamo prima con il direttore qua del Mazzola Valdarbia, le operazioni si cominciano a fare adesso. Torniamo in diretta, continuiamo a parlare di Serie C, abbiamo parlato ovviamente del Siena
e parleremo ovviamente anche della prossima gara che si giocherà domani alle 21 al Franchi contro la Fermana, e quindi una settimana molto intensa per il campionato. Molto, molto intensa. Tra l'altro, partita che si gioca alle 21, Massimiliano, si è parlato tanto di far fare un sacrificio ai tifosi, mandarli allo stadio alle 12 per il risparmio dell'energia. Gioca sempre di buio. Poi va a finire che si gioca domani alle 21. Sempre. Sì, diciamo è un'ora più consona per noi, però effettivamente non comincia il freddo, ma è sempre stato in questo modo. E la Fermana sarà un'altra squadra che verrà a Siena, tutta barricata dietro sicuramente, perché il punto a Siena sarebbe fondamentale. E noi speriamo di poterla scardinare in qualche modo, cambierà qualche pedina al centrocampo. In avanti credo possa far poche differenze, perché lei anche Di Santo si inventerà un'altra volta altri due esterni che potranno dare una mano a Paloschi davanti. Speriamo che il risultato questa volta ci dia, ci faccia felici, ecco, diciamo così. A proposito di esterni, parliamo con Pierangeli, perché abbiamo prima nominato in questa possibile, ipotetica trattativa di mercato Riccobono, giocatore del Poggi Bonzi, fortissimo, che trova anche la via del gol con continuità. Quindi un esterno che potrebbe, insomma, insieme a Di Santo, scatenare delle bocche di fuoco davvero, insomma, notevoli. Sì, sì, sicuramente, ripeto, Gianni è un ragazzo che ultimamente, negli ultimi due anni, sta facendo veramente, veramente bene, è in grande forma e potrebbe essere un ottimo innesto a piede invertito con Di Santo, insomma, potrebbero veramente far male, insomma, come soluzione d'attacco, potrebbe essere. Chiaramente c'è il cambio di categoria e quindi c'è da capire come poi approcciare, che non è esattamente la stessa cosa, però come diceva prima anche Marcello, insomma, dalla Serie D vengono fuori dei ragazzi che possono far bene. Dipende più dallo stato di forma, da come approcci in quel momento, più che da reali poi diciamo attitudini, insomma. Dipende molto dal momento, sì. Roberto, per quanto riguarda i tifosi invece, perché alla fine si dice il Siena dovrebbe pescare nei vari settori giovanili, dovrebbe pescare nelle categorie inferiori, però quando poi lo fa si dice ma insomma ha preso un giocatore che magari viene dalla Serie D. No, ma è così effettivamente, poi hai sempre bisogno del grande nome che a volte ti delude più di una persona o di un giocatore che ha dimostrato sul campo che vale. Certamente sono sempre punti interrogativi, perché anche Riccobono, che se venisse... Noi facciamo un nome perché è uscito, insomma, tra le tante voci, non è che ma poi, abbiamo preso di mira il Poggi Bonzi, probabilmente sarà contentissimo di tenerlo fino alla fine del campionato. Sì. Certo. Vedremo. Riccobono o altri... E non è semplice poi inserirsi in una squadra, capire anche ovviamente il mister che intenzioni ha, ovviamente quale sarà il budget che verrà messo a disposizione del direttore sportivo, per cui insomma ci sono tanti punti interrogativi. Un punto fermo è sicuramente che il Siena ha bisogno di qualche rinforzo. E per la prossima partita la Fermana non sarà semplice, perché mi sembra che abbia una ottima difesa, sicuramente verranno per cercare di portare a casa un punto, e poi perché spesso quando ci sono le squadracce il Siena fa molta fatica a portare a casa i tre punti. Roberto Pierangeli, cosa ne pensi? Cioè, con le squadre a volte, diciamo, un po' più in basso in classifica è più difficile? Si arriva con un'altra, insomma, un'altra atmosfera? È un po' più difficile, un po' perché comunque per l'atteggiamento anche in campo, se le squadre, insomma, stanno molto coperte, non è mai semplice trovare soluzioni, riuscire a entrare dentro, sei sempre costretto un po' al tiro da fuori, è difficile entrare. Quindi sono partite più... Anche meno belle da vedersi, e quindi trovare soluzioni non è mai semplice, trovare soluzioni d'attacco non è mai semplice, anche se hai giocatori ottimi, però una squadra che si difende bene
sostanzialmente forse fa un po' meno fatica, insomma, nel tempo, se poi riesce a trovare una solidità di difesa, diventa difficile proprio andare a scardinarla. Quindi... Ecco, ma come si affronta poi il Siena pensando alla sua difesa? Cioè, questa è un po' una cosa che mi immagino una squadra avversaria ci si pensa parecchio, no? Sicuramente vai a pensarci, questo succede un po' da tutte le parti, in tutte le categorie, in tutte le squadre. E, ripeto, c'è bisogno delle volte anche di un pizzico, anzi di una buona dose di fortuna, anche per far sì che magari il risultato si sblocchi un po', magari con un tiro da fuori piuttosto che con qualcosa che ti faccia un po' girare. A quel punto prendi più coraggio, diventa un po' più facile, nella speranza poi che comunque un po' si alzino e ti attacchino e trovare qualche spazio, insomma. Sta dando indicazioni all'ospite che è in collegamento, sicuramente interessato a quello che è l'aspetto tattico per la partita di domani. Salutiamo il direttore sportivo della Fermana, Massimo Andreatini. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Allora, la Fermana arriva da una vittoria importante. Sì, diciamo che è stato importante vincere sabato perché era un momento in cui la squadra creava tanto ma raccoglieva poco. E sabato abbiamo creato forse meno di quello che abbiamo fatto altre volte, però abbiamo raccolto i 3 punti. Direttore, ma per quanto riguarda la partita di domani, ci sono dei luoghi comuni nel calcio, no? Tipo la Fermana viene a Siena, viene per difendersi, questo è un po' quello che si sente dire, ma è davvero così? Ma noi, devo dire la verità, con squadre di faccia alta, se così vogliamo usare il termine più consono per il nostro sport, abbiamo sempre giocato le partite a viso aperto e anzi le squadre che ci fanno giocare noi ci troviamo a nostro agio, quindi non penso. Ecco, cosa vi aspettate da domani? Sapete già che non ci sarà Di Santo, quindi cosa vi aspettate? Ci aspettiamo una partita dove chi sostituirà Di Santo penso che vorrà mettere in difficoltà l'allenatore per quelle che sono le sue qualità, quindi Arras penso che sarà della partita e penso che comunque sia chiunque giocherà della rosa di Siena siano tutti giocatori di prima fascia, quindi non penso che sia un problema di chi mancherà. Per quanto riguarda invece la tattica della partita, le ultime 2 gare casalinghe del Siena hanno visto la Robur contro avversari che l'hanno, come dire, bloccata. Sono state delle battaglie, quella che il Siena ha perso con la Lucchese, quella che il Siena ha pareggiato con la Carrarese. È questo il metodo per giocare al Franchi, per affrontare il Siena in questo momento? Ma io ho visto tante partite del Siena, ho visto sempre cercare di fare la partita, non un allenatore propositivo, chiaramente quando tu porti tanti giocatori sopra la linea della palla è chiaro che rischi qualcosina e spesso magari quando meno te lo aspetti vuoi andare a dire la Lucchese, che è stata l'ultima partita che ho visto e in ordine cronologico con una ripartenza dentro la partita, ecco. Quindi mi sento di dire che un po' il modulo quello fa il momento, lo stato d'animo, la situazione, il coraggio. Chi saprà interpretare meglio la gara ricorderà, ecco. Non sentiamo benissimo le parole del direttore, c'è qualche problema sul collegamento, però insomma abbiamo capito il senso. Esatto. Senta, per quanto riguarda l'obiettivo salvezza? Ma io penso che ancora oggi non siano determinati gli obiettivi di tutte le squadre, sia dai primi posti agli ultimi, quindi è chiaro che dipende tutto molto dai momenti, dalle situazioni in cui vai a affrontare le gare e come le affronti, e io non farei ancora, non darei degli obiettivi chiari o delle sentenze, è chiaro che noi dobbiamo salvarci prima possibile, poi se verrà qualcosa in più saremo più che contenti. Se abbiamo parlato di mercato di gennaio, lei cosa ne pensa? In questo campionato quanto è importante? Ah, io ci ho sempre creduto molto poco, perché poi a gennaio rischi di trovare delle situazioni che se sei fortunato sono poco allenati,
perché comunque i giocatori che arrivano sono sempre giocatori che dalle altre parti o non giocavano, non si trovavano nella situazione tattica tale da poter incidere. Di conseguenza il problema si deve risolvere in casa e poi è chiaro, se vengono fuori delle situazioni importanti, ma è difficile che già gli spostamenti degli attaccanti, se vogliamo parlare del reparto offensivo, che poi alla fine sono quelli che i reparti offensivi e difensivi, quelli che vanno a toccarsi di più, perché è difficile che un giocatore di qualità ti vada a cambiare il corso del campionato. Parlavamo prima di luoghi comuni, un altro è la classifica attuale, se la guardiamo, una classifica che dice che le quattro squadre in testa potrebbero essere quelle che vanno in fuga. È così? Sono davvero queste quattro le più forti del torneo? Io penso, io l'ho detto a inizio torneo, che il Siena era una squadra che mi stuzzicava la curiosità perché, ripeto, ha un allenatore che riesce a sfruttare certe situazioni e a far valorizzare dei giocatori talmente tanto che non darei per scontato che magari le squadre un po' più attrezzate riescano ad arrivare in fondo. Io penso che ci possa anche essere qualche novità, qualche sorpresa. Qualche Quindi sorpresa. qualche colpo di scena, ce lo possiamo aspettare. Grazie Ma sì, mille. perché poi, No, ci dica, ci perché dica. poi, no, scusate, perché poi dove ogni domenica vediamo delle situazioni, praticamente mi viene da pensare l'Entella che pareggia San Donato Tavernelle o comunque il Cesena che vince a Olbia ma a fatica, quindi non è come l'anno scorso che c'erano due squadre come Modena e Reggiana che se la sono giocata fino alla fine. Qui prendere il tram giusto è un attimo poi cambiare la storia, diciamo. Vedere allora. Grazie. Grazie mille, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Beh, quello Rientriamo in che ha studio. detto il direttore più o meno lo abbiamo detto molte volte anche noi, no? Roberto, cosa ne pensi? Alla fine, nel senso, è un campionato dove un po' tutto può succedere, anche se quelle, diciamo, favorite in realtà poi piano piano, visto l'inizio campionato che hanno avuto in diversi, adesso stanno recuperando, quindi. No, sicuramente i valori in campo e i valori economici che ogni squadra esprime, poi prima o poi vengono fuori, a volte di più, a volte di meno. Credo che il Siena stia facendo un buon campionato, ovviamente, anche perché partiamo dal campionato dell'anno scorso, che è stata veramente una tragedia. Tremenda, per cui siamo molto contenti ovviamente di quello che sta facendo, della mentalità, del modo con cui la squadra è in campo, viene messa in campo, della forza, determinazione che ci mette Pagliuca per motivare tutti i giocatori. Detto questo, ancora devono dimostrare che possiamo veramente essere una squadra che può raggiungere una vetta, una classifica migliore rispetto a questa. E saranno partite come quella di domani che faranno vedere effettivamente chi può essere il Siena, dove potrà arrivare il Siena. Ripeto, la partita con la Carrarese non mi è piaciuta per niente, perché anche la manovra era lentissima. Palle dietro, a volte invece di mettere in profondità la palla e c'erano anche gli spazi, si tornava indietro e si faceva il gioco della Carrarese. Ecco, dobbiamo imporre il nostro gioco con la fermana, che non sarà semplice, ma credo che possiamo avere sicuramente le capacità per farlo. Squadre di media-bassa classifica, però, chiediamo a Pierangeli. Spesso, come si diceva prima, non riescono a mettere in difficoltà anche le più quotate. Il direttore della Fermana ci diceva: noi con le grandi abbiamo sempre giocato a viso aperto, perché tanto se ti chiudi prima o poi il gol te lo fanno, quindi te la giochi e vedi poi come va a finire. O questa è una filosofia. Sì, può essere questo fatto, tante volte è un po' più semplice perché comunque si gioca un po' di più, quindi si trovano anche magari più spazi, ti fanno un po' più giocare e c'è un po' il rischio se prendi appunto un po' di coraggio,
poi la partita la giochi, poi magari possono venire fuori i valori in fondo e determinare la partita a parità di gioco. Ha detto una cosa anche interessante, il fatto del mercato di riparazione. Lui non ci crede molto. Non ha tutti i torti in generale, cioè... O non ha torto o non c'ha soldi. Sì, è verissimo, sì, anche questo. Perché anche questo bisogna, anche questo bisogna vederlo. Non necessariamente, cioè fare l'acquisto spesso può diventare più una scommessa, insomma, proprio con un vero acquisto, a meno non si vada proprio a toccare dei big. Però ecco, interrompo un attimo, perché spesso si dice che le squadre, diciamo, che devono salvarsi o comunque che non hanno l'obiettivo di vincere, riescono a fare qualche scambio, qualche movimento. È chi vuole vincere che magari arriva con i soldi sul tavolo, e questo in riferimento, certo, a quello che diceva Roberto Bozzi, certo, e quindi cambia un po'. Beh, però il direttore ha parlato poi anche di un aspetto, no, fisico, no? Perché ha detto poi chi magari viene preso a gennaio non ha una preparazione, visto che prima parlavamo anche di giocatori che magari potrebbero arrivare da altre categorie. È un po' discorso, questo... o chi non ha giocato, insomma. Esatto, in conto se uno sale. Perché quando si sale magari in un'altra categoria, poi si può ritrovare anche a livello fisico, non lo so, chiedo. Sicuramente, ma è anche vero che è uno stimolo molto forte per chi viene da una categoria sotto da giocarsi una cartuccia importante, quindi anche se magari a livello fisico si deve mettere un po' in pari, ma non nemmeno più di tanto, insomma, questo sicuramente. Però, come diceva, magari se andate a prendere un giocatore che in realtà magari è scontento di solito perché magari ha giocato poco, quindi c'è da capire in che condizione si prende. Poi la scommessa uno la fa perché magari si trova bene col sistema di gioco piuttosto che con l'allenatore, o entra in grazia e magari fa un finale di campionato eccellente e fa fare la differenza. Non è una scienza esatta al calcio, quindi ci dobbiamo aspettare di tutto. Massimiliano Virto, parliamo di un giocatore, parliamo di Davide Arras, perché come club Corrente Bianconera avete avuto modo di poterlo premiare, voi insomma avete questa modalità, diciamo, ormai storica, la tradizione ormai, sì, tradizionale, sì, la premiazione per il primo gol stagionale, e quindi ecco qua, vediamo la foto, intanto vediamo la foto della premiazione per Davide Arras. Sì, ormai noi il prossimo anno festeggeremo i 20 anni del club, e quindi ormai da quando siamo nati praticamente diamo questo regalo di buon auspicio al primo marcatore dell'anno della Robur. Quest'anno, per tantissimi problemi, vedi norme anti-Covid che la Lega non ci ha fatto entrare in campo per premiare, e poi altri piccoli problemi che purtroppo non ci dovrebbero essere, ma ci sono. Per esempio, l'abbiamo dato in questa settimana. Per esempio, Massimiliano? L'esempio è che purtroppo io non vorrei, lungi da me far polemiche, perché noi siamo tifosi del Siena, si va allo stadio per fare i tifosi. E noi, riallacciando al discorso prima del direttore Pieragnoli, secondo me il Siena ha un grande direttore sportivo, perché Salvini ha riuscito a fare una squadra ben messa in campo dal niente, quindi questo ha dimostrato tutto il suo valore, e secondo me farà così bene anche a gennaio, e quindi niente di che. Poi però, secondo me, la dirigenza potrebbe, insomma, essere un po' più vicina ai tifosi. Questo lo dico, ripeto, non voglio fare grandi anche problemi. Alla stampa, probabilmente. Perché è brutto questo muro che hanno tirato su, secondo me, nei confronti dei tifosi e della stampa, me lo dici te, appunto, ecco. Però è brutto, cioè, non portare rispetto, tra virgolette, dico, ai fedelissimi, che hanno 52 anni di storia, a noi che ne abbiamo 20, non avendo un colloquio. Io non dico di fare tutte le sere pizze e fichi e andare a mangiare, a fare baldoria tutte le sere, però ti dica di un confronto, non ti rispondano, non ci sentano, cioè, anche per consegnare un premio come il nostro è stato un calvario, l'abbiamo dato alla 15ª giornata, ma non per demerito nostro, non facendo nemmeno una cena, insomma, ecco. C'è un grande rapporto col mister, con i giocatori, quando lo troviamo fuori ci salutiamo e tutto. Con la dirigenza purtroppo non c'è. Speriamo che ora l'anno nuovo porti un po' di buonsenso anche in questo. Un po' di cambiamenti. Roberto Bozzi, cosa ne pensi di questo? Perché appunto sta facendo riferimento, no, anche a questa richiesta che era stata fatta da parte dei fedelissimi, ne abbiamo parlato proprio settimana scorsa, incontro e insomma saltato. Non è stato possibile fare questo incontro con il presidente.
Ma io rimango perplesso di questo atteggiamento nei confronti dei tifosi, ma anche nei confronti di voi giornalisti, che credo la piazza di Siena non è mai stata una piazza esagitata, è sempre stata vicino alla squadra, anche in movimenti, che veramente è stata dura. Per cui questo è un atteggiamento veramente difficile e a capire. Anche la risposta che il Presidente ha dato al Presidente dei Fedelissimi Mulinacci a me non è piaciuta per niente. Era quella del Mulinacci una battuta tra la moglie e l'amante. Come posso confermare che l'intervista l'abbiamo fatta qui? Quindi... E conoscendo Lorenzo non ho dubbi, perché siamo toscani, ci sta la battuta pronta e viene fuori, e non voleva minimamente mettere in discussione le scelte fatte dal presidente del Siena. Beh, però devo ricordare che il silenzio stampa e tutto il resto c'era anche prima di questa battuta, quindi alla fine, no, cioè, appunto, nel senso, c'è sempre il silenzio stampa, non si parla con i tifosi. Al momento in cui uno ti fa una battuta e ci rimane male e gli devi rispondere tramite la stampa, non a Siena, beh, insomma, questo rapporto sicuramente non va bene. Secondo me, se migliorasse, sarebbe positivo anche per tutto l'ambiente, per tutta la squadra, perché insomma non credo che ci siano problemi. Mancano pochi secondi, vorremmo chiudere anche puntualizzando qualcosa. Tanto questo silenzio stampa ci ha veramente rotto le scatole, si sta prolungando da tanto tempo. Si aggiungono anche altre situazioni abbastanza difficili, no? Tipo, avevamo annunciato, se lo avete visto sul sito, insomma, lo sapete, che avremmo fatto l'intervista a Lamberto Magrini, l'ex allenatore, ex ormai allenatore del San Donato. Ora, questa intervista ci viene, come dire, impedita, e quindi, insomma, tutta una serie di situazioni che a noi non piacciono e che, insomma, speriamo possano essere dimenticate in fretta e magari si possa cambiare registro. Perché, così... perché noi siamo sempre aperti ad interviste e a chiedere, ovviamente, alle società settimanalmente vari ospiti, quindi non solo qualcuno, insomma, che non fa più parte in questo momento, esatto, appunto per la decisione della società, ma anche persone chiaramente che ne fanno parte, quindi insomma sono ben accette ogni settimana, molto volentieri, quindi. Speriamo si possa cambiare davvero, quindi, insomma, rotta. Noi siamo qua, quindi, e noi torniamo tra poco proprio per questo, tra poco. Esatto. Torniamo in diretta e iniziamo a parlare, anche se ovviamente abbiamo già iniziato, della gara di domani, quella con la Fermana. Andiamo poi ovviamente anche a vedere le altre gare, perché domani sarà un turno infrasettimanale, Alessandro, ricordiamolo, sì, quindi turno giocheranno importante. Tutte le squadre, poi si tornerà in campo sabato, in quel caso il Siena sarà nel campo del Gubbio, quindi una gara molto complessa. Commentiamo un po' con i nostri ospiti anche questo fine anno, perché oramai non sono rimaste molte gare da qui allo stop, diciamo, di fine anno. Massimiliano, ci sarà il Gubbio, ci sarà il Fiorenzuola, ci sarà l'Entella, ci sarà l'Ancona. Quindi un fine anno impegnativo per il Siena. Fine anno coi botti, sì, proprio in questo modo, perché effettivamente intanto pensiamo, io andrei passo, certo, passo, no, chiaramente, perché poi al dopo vedremo. Ora il discorso appunto della Fermana, il Gubbio, ravvicinate, dopo una prestazione come quella di sabato, speriamo appunto ci siano dei ricambi apposta, perché insomma, ripeto, i giocatori purtroppo sono quelli, fra infortuni vari e squalifiche dobbiamo fare a meno di diversi giocatori. Poi è logico, a Gubbio sabato sarà un campo sicuramente ostico per noi, lo è sempre stato, quindi poi per non parlare dell'Entella, per non parlare poi dell'Ancona, quindi speriamo di poter ripulire l'infermeria, perché per esempio anche De Paoli ci farebbe comodo, ora so che era sulla via della guarigione, e quindi ecco, se aggiunge qualcun altro alla rosa un po' carente ora, ben venga, insomma, speriamo. Direttore, ma giocare in maniera così ravvicinata, ci sono impegni ormai, come abbiamo detto, veramente uno di fila all'altro, agevola più le squadre cosiddette piccole o le grandi? Oddio, questa è una bella domanda. Bisogna vedere un po', agevola chi ha la rosa, diciamo, più ampia e migliore, e chi sta meglio in quel momento lì, questo di sicuro, perché comunque gli impegni ravvicinati
sono dispendiosi, quando specialmente di sicuro devi vincere, per forza devi fare il risultato, è un po' più rischioso per quanto riguarda anche l'infortunio, ora si comincia, è arrivato anche un po' il freddo, diciamo, repentinamente, siamo passati dall'estate all'inverno, sì. E giocare anche la sera diventa un po' problematico, quindi avere qualche ricambio in più, qualcosa in più nella rosa, di sicuro è avvantaggiato. Le piccole, sì, puoi tentare di fare risultato, ma ripeto, non è una cosa esatta, secondo me dipende più dalla rosa come ci arrivi. Però Roberto Bozzi prima faceva un'osservazione anche giusta, guardando un po' i numeri e le statistiche, il Siena ha utilizzato non moltissimi giocatori, perlomeno diciamo il blocco è fatto di quei 13-14 giocatori. Sono più o meno sempre quelli, domani cambierà qualcosa però. Domani si spera che cambi qualcosa, anche perché qualcuno non può giocare, qualcuno secondo me avrebbe bisogno di stare un po' in panchina, anche perché ci sta che fosse affaticato. Ripeto, un paio di giocatori con la Carrarese hanno veramente non giocato e questo è anche per il fatto che il calcio moderno è un calcio molto fisico, si corre tanto, ci si sforza tanto e ovviamente le partite sono molto vicine. A questo punto credo che è fondamentale che ci sia la rosa, è fondamentale che stiano bene fisicamente e spero anche che la preparazione atletica sia in grado di supportare questa parte di campionato, perché effettivamente anche dal punto di vista climatico c'è stato un repentino cambio e questo può essere per tutti, non solo per il Siena ma anche per gli altri, una cosa che può mettere in difficoltà. Con una rosa più ampia e con la possibilità di fare rotazione, credo che sicuramente si può arrivare ad avere risultati migliori e nel tempo. Allora, passiamo a vedere i prossimi risultati, la prossima giornata, scusami. Così magari vediamo un po' quali saranno anche le altre gare che si giocheranno domani. Alcune si giocano alle 17.30, una alle 13 e le altre alle 21, appunto, come il Siena. Quindi si gioca alle 13 Alessandria Olbia, quindi questa rispetta un po' l'idea del giocare all'ora di pranzo. Non diciamo, perché così. C'è la nebbia. Della Lega. C'è la nebbia. C'è la nebbia. alle 17.30 è già buio praticamente, quindi lì non c'è più problema. Carrarese Ancona, poi Ponte d'Arentella, Torres Fiorenzuola, Lucchese Cesena alle 21, Recanatese Reggiana, Rimini Imolese, San Donato Montevarchi, Siena Fermana e Vispesaro Gubbio. Massimiliano, prossima giornata dove ci sarà poi anche questo San Donato Montevarchi, che per la parte bassa della classifica è una partita molto importante. La Reggiana è una partita, diciamo, teoricamente, anche se fuori casa, semplice. Lucchese Cesena, un'altra partita sicuramente da vedere, così come Carrarese Ancona. La più difficile secondo me sarà Carrarese Ancona, stesso discorso, il leitmotiv sarà quello di Siena, sì. Però la Carrarese giocando in casa si sarà sottoposta, penso, ad avere più scoperta. Ecco. Poi sì, è vero, le squadre, c'è diverse partite importanti, San Donato Montevarchi è un derby, diciamo, fra le ultime, e niente, a Recanati la Reggiana dovrà giocare bene perché sono tutti campi ostici, Cesena lo stesso. Vediamo un attimino, forse vedendolo così vorrei toccare ferro, sembrerebbe forse una giornata un po' più propensa a noi, favorevole a noi, diciamo così, ecco. Direttore Pierangeli, che cosa dice per esempio di un'altra partita tipo Ponte d'Arentella? Perché Entella a Ponte d'Era non sarà una passeggiata sicuramente andare a giocare lì. No, di sicuro. Ponte d'Era è un buon momento. È un buon momento e quindi, ripeto, ora è un momento in cui poi le squadre sostanzialmente, come si vede un po' dalla classifica, stanno bene, cioè in questo momento stanno attraversando dei buoni momenti, quindi partite facili non esistono neanche nel San Donato Montevarchi, che si stanno giocando qualcosa, qualche punto insomma importante,
Ripeto, questo è un momento in cui forse qualcosa inizierà a succedere, da qualcosetta secondo me nelle prossime partite vedremo, insomma. Abbiamo un ospite in collegamento, tra l'altro annunciamo che lo terremo in ostaggio per un bel po', perché fino alla seconda parte. Fino alla seconda parte, farà il traghettatore, diciamo così, per la prima e la seconda parte, quando parleremo poi della Serie D e dell'eccellenza. E salutiamo Vincenzo Chinei, il preparatore atletico della Pianese. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera a voi. Intanto complimenti per quanto riguarda la Pianese, ovviamente ne parleremo nella seconda parte. Intanto ti chiediamo subito un commento per quanto riguarda questo girone, appunto, della Serie C, visto che ci sono anche squadre che conosci bene, insomma la Fermana tra queste, quindi cosa ne pensi un po'? Sì, intanto vi saluto e vi ringrazio dell'invito. Sì, conosco la Lega Canadese perché ci ho lavorato 5 anni, è una compagine che sta facendo bene, hanno avuto un inizio un po'... diciamo sottotono, c'era la prestazione ma non venivano i punti, mentre adesso sono in ripresa e spero che continuino su questo filotto positivo rispetto all'inizio. La Fermana, sì, non ci ho mai lavorato, però conosco l'ambiente, so che è un ambiente molto serio, conosco un ragazzo, Maggio, che ho avuto l'anno scorso nella mia esperienza a Cittanova, e anche lui sta facendo molto bene, quindi ecco, è molto equilibrato come girone, anche il prossimo turno di domani penso possa riservare delle sorprese. Dalla Recanatese ti aspetti qualcosa in più o, come dire, sta pagando anche un po' lo scotto di questo campionato nuovo? Sì, sicuramente l'impatto col nuovo campionato sta dimostrando, insomma, da queste prime battute che non è stato un po' come la Serie D l'anno scorso, che l'hanno praticamente stravinta, avendo giocatori come Sbaffo, giocatori come Raparo, comunque persone di esperienza, diciamo l'anno scorso è stato stravinta la Serie D, e quest'anno secondo me sì, forse stanno un po' pagando questo impatto con un nuovo campionato, nuove squadre, però secondo me riusciranno a salvarsi tranquillamente perché hanno gli uomini per farlo e soprattutto hanno un allenatore con grande esperienza come Pagliari. Ecco, per quanto riguarda la Pianese, in questo momento fisicamente sta molto bene, sta correndo, sta lottando, ha energia e ovviamente ha anche risultati che l'hanno fatta volare così in alto. Qual è il segreto per in questa fase della stagione avere una squadra al top della condizione? In generale, non in riferimento, non in riferimento solo alla Pianese, in generale anche parlando della Serie C, visto che questo insomma, è il tuo lavoro. Sì, sicuramente in Serie D come in Serie C penso che l'aspetto fisico, soprattutto in questi ultimi anni, sia sempre più importante perché vediamo come le intensità aumentino notevolmente praticamente da un anno all'altro, quindi anche la Serie D richiede questa intensità. Noi sì, in questo momento stiamo bene, i numeri lo confermano perché analizzando i GPS c'è gente che fa anche 13-14 km a partita, di cui 500 sono effettuati sopra i 25 km orari, quindi ad altissima intensità, e penso che l'aspetto fisico sia ecco un aspetto molto molto importante che fa poi la differenza in molte partite tra una vittoria e una sconfitta, quindi speriamo di mantenere questa condizione il più lungo possibile. Vedevo Roberto Bozzi sbalordito dai numeri, io 13 chilometri li faccio forse in un anno a piedi. No, io sono un camminatore, faccio trekking, da questo punto di vista non sbalordisco, sbalordivo invece per la tecnica e la tecnologia. Ha sentito, GPS. Monitorano con il GPS i giocatori e vedono anche non solo quanti chilometri fanno, ma anche la velocità. Per cui ormai è tutto andato molto avanti per quanto riguarda la tecnologia e la tecnologia sportiva. Penso che siano ormai tutte le squadre, almeno quelle professioniste e semiprofessioniste, che usano questi metodi. Ecco, se hai qualche cosa da dirci per domani,
visto che fai il Caronte, Traghetti, eccetera, eccetera, dai qualche indicazione ai nostri preparatori, all'allenatore, ai giocatori del Siena, ci faresti tanto piacere, guarda. Spero che facciano una bella partita, insomma, hanno avuto a Siena, ho seguito la Serie C, comunque la seguo, e hanno avuto un ottimo inizio, e ora ho visto l'ultima, hanno pareggiato con la Gararese, però con una buona prestazione. Per quanto riguarda poi la mia materia, quindi l'aspetto fisico, comunque vedo che c'è, insomma, una squadra che corre, e spero facciano una bella partita. Noi per non ci svela segreti. Senti, però per quanto riguarda invece il fatto di giocare così tante partite ravvicinate a livello fisico, cosa significa? Sì, può incidere. In questo caso molto importante è l'aspetto del recupero. Quindi sicuramente l'alimentazione in questi casi può essere d'aiuto al calciatore, un'assunzione di carboidrati, una corretta idratazione può sicuramente servire e andrà ad incidere positivamente nella gara seguente. Quindi, capito Massimiliano, carboidrati, possiamo andare mangiando pasta asciutta e stiamo già pronto. Però bisogna muoversi, poi che c'è sulla pasta asciutta, è vero. C'è un po' tutte e due. Massimiliano, per chiudere, che cosa ti aspetti, visto che poi noi proseguiremo, ma certo, ovviamente gli ospiti cambieranno. Come sempre. Che cosa ti aspetti dalla gara di domani? Vogliamo fare un pronostico? Io, come ho detto prima all'inizio della trasmissione, vado allo stadio e quest'anno mi diverto. A volte purtroppo le partite, i risultati non sono stati quelli giusti, ma vedo una squadra che lotta insieme all'allenatore, e questo a me mi dà una grande soddisfazione. Naturalmente io gioco l'uno fisso, questo è poco ma sicuro. Questo ovviamente sempre uno fisso. Sempre. Direttore, invece, per quanto riguarda, poi ovviamente Pierangeli rimane nella seconda parte, noi, per quanto riguarda il Siena in proiezione futura, metto il dito nella piaga, insomma, è finalmente l'anno decisivo per poter programmare e puntare sui giovani in futuro, visto che con i giovani hai lavorato, hai cercato di portare avanti un bel progetto. Sì, è difficile, dobbiamo dire. Ci vuole un punto di partenza, ci vuole sicuramente programmazione, ma soprattutto ci vuole continuità, che è la cosa più difficile, riuscire per più anni a tenere avanti un progetto, altrimenti non è una programmazione. Se uno la fa in un anno, non si può programmare. In un anno si tira un po' così alla meno peggio, e quindi c'è bisogno, per una programmazione ci vuole continuità. Continuità. Roberto Bozzi, cosa ne pensi? Continuità, e continuando alle prossime partite, cosa ne pensi della Fermana? Penso che sarà un avversario ostico che sicuramente farà girare le scatole. Non abbassare la guardia, perché a volte si rischia di avere brutte sorprese, ma se con determinazione, un po' più di velocità rispetto alla partita con la Carrarese, e anche qualche botta di culo, credo che noi possiamo portare a casa la partita di domani. E ti aspetti qualche cambiamento da Pagliuca? Sì, sicuramente. Sicuramente. Bene, noi ringraziamo allora i nostri ospiti, il direttore resta con noi ovviamente, anche in collegamento. Sì, l'ospite in collegamento, come ha detto, l'abbiamo preso in ostaggio, quindi lo lasciamo lì. Rientriamo parlando della Pianese. Grazie, a fra poco. A tra poco, torniamo tra poco. Eccoci qua, siamo tornati fuori campo, secondo tempo, noi ripartiamo da dove eravamo rimasti, salutando però i nostri ospiti nuovi. Abbiamo nuovi ospiti, prontissimo. Okay. Allora, intanto abbiamo sempre in collegamento, non è andato via, lo vediamo in collegamento, quindi riprendiamo da lui, visto che lo abbiamo tenuto lì. Nel frattempo magari ha stilato una nuova tabella di lavoro per i suoi ragazzi, il preparatore della Pianese, Vincenzo Chinè. Buonasera di nuovo. Buonasera a voi, e grazie dell'invito.
Si è aggiunto grazie. L'attaccante della Collegiana Murad Mohamed. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Grazie. Grazie a te per essere qua. È rimasto con noi il direttore sportivo del Mazzola Val d'Arbia, Roberto Pierangeli. Buonasera, bentornato. Buonasera di nuovo. E si è aggiunto Paolo Bartalini, giornalista. Esatto. Buonasera ai nostri ospiti. Buonasera. Allora, noi riprendiamo appunto dalla Pianese perché ne stavamo parlando. Pianese che continua a vincere, quindi insomma un campionato veramente importante. Qual è un po' il vostro segreto? Torniamo da Vincenzo. Senza, ovviamente non ci potrai svelare tutto, però insomma. questa è una bella domanda. Il nostro segreto penso che sia, la prima parola che mi viene in mente è il gruppo. Si è creato un gruppo fantastico fin dal primo giorno. Noi abbiamo iniziato un po' in ritardo, il 5 agosto, quindi una decina di giorni circa rispetto all'inizio che si fa solitamente. E si è creato un grande gruppo, penso grazie al mister che è riuscito a, insomma, a creare questo connubio perfetto tra l'ambiente e i nuovi giocatori. E quindi chi c'era già, come Gagliardi, come Marino, hanno fatto integrare benissimo, soprattutto anche i giovani. Quindi penso che il gruppo, in questo momento viene a dire il gruppo è il nostro segreto, il continuo lavoro giornaliero, ecco, mi viene a dire questo. Ci puoi raccontare la partita di ieri, così intanto vediamo anche le immagini di Montespaccato Pianese, una vittoria di misura ma fondamentale per proseguire il cammino. Ieri secondo me è stata forse tra le più difficili, perché l'approccio non è stato il solito approccio. Abbiamo sofferto molto i primi 10-15 minuti, poi Rinaldini ha inventato un'altra giocata, quindi quest'anno sta facendo cose incredibili, un giocatore che ad oggi è in forma, non lo dico perché sono il preparatore, ma i numeri dicono che è tra quelli che corre di più, che scatta di più. Lui effettua una media di quasi 80 scatti a partita, vuol dire che lui circa per 80 volte supera i 25 km orari in ogni partita, che sono numeri incredibili in Serie D a maggior ragione. E quindi ecco, ieri è stata questa partita un po' un approccio diverso dal solito, ma nel secondo tempo secondo me meritavamo anche il secondo gol, e alla fine ecco, è andata bene, abbiamo portato a casa un 1-0, secondo me giusto. Ecco, questa importante diciamo anche forma a livello fisico all'inizio della preparazione atletica già l'avevate vista, oppure insomma è stato un lavoro di costruzione giorno dopo giorno, diciamo così? Allora, sicuramente grazie ai test che ogni anno effettuo, sia per quanto riguarda la forza che per quanto riguarda la resistenza, ho visto subito dei valori, insomma, importanti, valori da categoria e qualcuno anche sopra. E sicuramente un inizio così non me lo aspettavo né come risultati e né a livello fisico me li aspettavo un po', sì, questi numeri me li aspettavo, però non con questa costanza, perché ora siamo a 13 partite e la media è di 9-12 chilometri di squadra, 12 chilometri che la squadra fa in ogni partita, e sono valori importanti. E riuscire ad averli e mantenerli quasi al termine, ormai mancano 4 partite al termine del girone di andata, è una cosa insomma che ovviamente mi fa piacere e vuol dire che si lavora bene. Infatti un nostro segreto oltre al gruppo secondo me è lo staff. Con lo staff si lavora benissimo, c'è il mister, c'è Leonardo Brenci, il vice, c'è Matteo Della Bartolomea, preparatore dei portieri, e tra noi quattro si è creata secondo me una sintonia importante che ci permette di lavorare ogni giorno al meglio, e la cosa bella è vedere che i ragazzi si impegnano tutti i giorni con la stessa voglia, la stessa dedizione, nonostante magari la fatica della partita della domenica precedente. Ecco, questa è una cosa positiva che aiuta sicuramente a lavorare al meglio.
Adesso ci sarà però, insomma, il big match. La super partita. Super partita con l'Arezzo. Sì, sì. Ieri c'è stato questo risultato a Ostia e ci ha permesso di allungare fino a 5 punti, però siamo all'inizio, la classifica, cioè ancora è molto molto presto per vedere la classifica, ad oggi siamo lì e ci godiamo il momento. L'ultima domanda che ti facciamo così a bruciapelo, guardando la classifica, questo Arezzo è stato sopravvalutato? Beh, vedere la rosa sicuramente fa strano, vedere una rosa del genere a 5 punti da noi che adesso siamo lì in alto, però il calcio è fatto anche di questo, comunque è ancora un campionato molto lungo e tutto può succedere, ancora ripeto è prestissimo trarre delle conclusioni, certo la rosa è una rosa importante, è una rosa fatta da giocatori di esperienza, ecco, sì, fa un po' strano vederli a 5 punti dalla prima, però ecco, è un momento, bisognerà vedere nel prossimo. Quindi cosa vi aspettate da questa sfida con l'Arezzo? Sicuramente sarà una bella partita dove l'intensità la farà da padrone, perché comunque anche l'Arezzo corre tantissimo, comunque l'intensità comunque c'è e vediamo, sarà sicuramente una bella partita dove chi vedrà vederla non penso si annoierà. Assolutamente, grazie mille. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi e buona serata. Grazie. Andiamo subito ai risultati della Serie D. Visto così... che abbiamo già visto anche un po' la classifica, magari ci torniamo. Vediamo prima i risultati dell'ultima giornata, vediamo cosa è successo in tutti i campi per quanto riguarda la Serie D. Vediamo quindi i risultati, abbiamo già appunto parlato della vittoria della Pianese, abbiamo visto anche alcune immagini, c'è stata poi la vittoria di Città di Castello con Trestina, di Viborgo con Orvietana e anche il Grosseto che appunto vince con, appunto con Flaminia, quindi questa è una vittoria importante, sì, per il Grosseto. Tra l'altro anche forse in attesa perché la Flaminia, esatto, stava andando molto bene. Pareggio tra Livorno e Tau Alto Passo, la vittoria del Poggi Bonzi, anche il Poggi Bonzi che continua, diciamo, questa scalata molto importante con Ponzacco, appunto la vittoria della Pianese, anche dell'Ostia con l'Arezzo che esce sconfitto, appunto maniera sconfitta, pesante, esatto, molto pesante, vince anche il Folonica Gavorrano con Seravezza Pozzi e poi il pareggio tra Terranuova Traiana e San Giovannese. Paolo, iniziamo subito da te con un commento a questa ultima giornata, c'è stata questa sconfitta molto pesante, appunto dicevamo, dell'Arezzo, come possiamo un po' commentare questo campionato di un Arezzo che sembrava insomma invincibile, diciamo così? Ma si sa che sono tante le variabili all'interno di un campionato, di un girone stesso, e nessuno vince prima di cominciare, naturalmente, questa è un'ovvietà che mi voglio concedere, allegandomi anche a quello che diceva il preparatore atletico della Pianese. L'Arezzo aveva iniziato in una certa maniera, in linea proprio con quelle che potevano essere le aspettative dell'estate, ci può stare un periodo forse di appannamento in fatto di risultati e ci può stare che una Pianese che non è certo una sorpresa o una meteora prenda un po' anche il, non voglio dire il largo, però comunque un vantaggio significativo in questo rush conclusivo del girone di andata. Riguardiamo la classifica, così almeno facciamo anche un'idea, direttore Pierangeli, che cosa ne pensa della classifica della Serie D attualmente. La Pianese che appunto, come stavamo dicendo prima, si trova ormai a 5 punti dall'Arezzo, ossia dal Poggi Bonzi, e poi il Livorno, Folonia Gavorrano e Flaminia che sono già a 9 punti. Direttore, cosa ne pensa? Sì, è curioso la Pianese sia lassù, perché comunque sono partiti tardi, forse un po' più tardi di noi quasi, ma sono la Val d'Albia, quindi è affascinante tutto questo, dico, perché comunque c'è una parte molto bella, sicuramente hanno ingranato subito e diciamo il punteggio rende merito a quello che è il campionato. E fa strano un po' l'Arezzo sicuramente, perché è un po' veramente una squadra, la squadra da battere insomma su tutti, per la rosa è sicuramente la più attrezzata. Poggi Bonzi che si conferma comunque sempre su quei livelli e poi dietro c'è un po' di cose, insomma Livorno, Gavorrano che sono sicuramente poi verranno
arriveranno anche un po' in su anche loro, secondo me. Allora, magari andiamo a vederli anche gli highlights per quanto riguarda il Poggibonsi. Poggibonsi appunto che torna, insomma, a vincere in realtà appunto dopo un periodo molto positivo, quindi continua questa scalata verso l'alto, e quindi andiamo a vedere proprio gli highlights di Ponzacco Poggibonsi. Siamo quasi pronti a partire per Mobilieri Ponzacco contro Poggibonsi dal comunale. Via la sfera, ancora un doppio colpo di testa che trova Regoli dietro le linee avversarie. Era in posizione regolare il numero 10, ma gli rimane lì dopo il contatto con Mencagli. Barbera viene saltato da parte di Zaccagnini, che prova a lanciarsi sulla sinistra. Il Mancino è pronto, 3 contro 1, palla al centro per Carli, contro Pacini, Carli al tiro, la palla è quella lì, Mencagli la prende, Pacini sul secondo palo adesso, salta da solo e senza disturbo. Sul secondo palo un giocatore del Poggibonsi, dovrebbe essere il numero 2, Rocchetti. Si manca il contatto con la sfera, Rico Bono allarga su Regoli che prova a calciare di potenza, sbaglia completamente il contatto sulla sfera, e grazie a Pagnini dei Mobilieri Ponzacco, Borri va un po' con il gomito qua giù contro Pippo Carli. La palla profonda per Mencagli, posizione regolare di Mencagli in area di rigore, la prende Pacini e rimane lì. Franco prova a risputarla in avanti, Fratini in posizione regolare, sta atterrato da parte di Camilli in area di rigore. Traiettoria è uno schema, palla all'indietro, la colpisce male Borri, poi Mencagli la ributta lì, Borri ci riprova, ancora Barbera, Mencagli prova ad uscirne, nessuno che la prende, alla fine la prende Pippo Carli che la allunga a destra per Franco, può distendersi Mobilieri Ponzacco con Lorenzo Franco che punta Camilli, palla in profondità per Bardini, assolutamente fuori posizione, arriva Bonecchi sulla sfera e la mette in laterale. Pronto a battere Rico Bonova col Mancino, palla sul primo palo e la mette dentro Camilli, 2 gol da palla ferma per il Poggibonsi. Pippo Carli, la palla è in gioco, Camilli perde lo scontro con Carli che prova a servire Mencagli in area di rigore, Mencagli lo tiene a distanza in qualche modo Bonecchi. Una finta di Regoli al limite dell'area, dietro per Mazzoli, la ributta al centro, la palla viaggia oltre lo specchio di Pagnini, non ci riesce, Bellucci ancora sul secondo palo, Zaccagnini la mette giù in area di rigore sul Mancino, Zaccagnini ancora dietro per Tommy Lunghi, prova a calciare, respinto il pallone, Lunghi la palla che filtra oltre, nessuno che la va a colpire, Zaccagnini ci ritorna, la ributta al centro, respinta la sfera, c'è Alex Lici dalla distanza, alto alto alto, Tognetti la ributta in avanti, Dennis Rossi deve andare a proteggere contro Bellini, credo che riesce a sovrastarlo, Bellini può chiuderla per il Poggibonsi e riesce a farlo, 3-0, game set match, il Poggibonsi espugna il comunale con il gol finale. Eccoci qua, le immagini della vittoria del Poggibonsi. Noi intanto iniziamo anche a parlare dell'eccellenza, ovviamente anche con il direttore. Vediamo subito i risultati dell'ultima giornata per quanto riguarda l'eccellenza, e così appunto li commentiamo insieme. Vediamo quello che è successo, ecco qua, c'è stato il pareggio tra Baldaccio Bruni e Zenit Prato, la vittoria della Castiglionese con Nuova Foiano, la vittoria del Pontassieve con la Chiantigiana e poi la vittoria della Collegiana con Fortis Juventus. Pareggio tra Firenze Ovest e Lastrigiana e anche tra Mazzola Valdarbe e Prato 2000, la vittoria della Signa con Filline e poi della Sinalunghese con Porta Romana. Abbiamo già un ospite, esatto, in collegamento. Visto che parliamo di Sinalunghese. E abbiamo un ospite qua, ovviamente. Esatto. Quindi possiamo andare a salutare l'attaccante della Sinalunghese Federico Alessi. Buonasera. Sì, buonasera a tutti, in particolare a Roberto. E quindi, ovviamente, la vecchia militanza vostra in comune fa sì che, insomma, possiate andare ad affrontarvi. Abbiamo anche un altro ospite, come dicevamo, abbiamo Murad che ci può raccontare la vittoria di ieri della Collegiana, una vittoria di misura importante contro una squadra giudicata forte, quindi una vittoria che vale doppio. Sì, sì, sicuramente una bella vittoria. E a mio parere contro la squadra più attrezzata del campionato, anche a singoli, coi nomi e tutto, e quindi è stata una bella vittoria, sudata, presa proprio con i denti come si dice, ma portata in fondo fino alla fine, 1-0 a termine di una partita molto combattuta dove siamo stati bravi a tener botta, ecco, era quello che ci mancava in quest'ultimo periodo, e quindi ben venga se ce l'abbiamo fatta ieri, ecco. Anche noi torniamo, per Federico. Esatto, il nostro ospite in collegamento, perché vittoria anche per la Sinalunghese è una vittoria importante. Sì, è stata una partita, diciamo, un po' sofferta, però
siamo riusciti a soffrire e poi alla fine abbiamo chiuso la partita. Ecco, adesso avrete il turno di riposo, giusto? Quindi questo cosa significa per voi anche a livello fisico? Ne abbiamo parlato prima anche con il preparatore atletico della Pianese, dell'aspetto fisico. Sì, sicuramente arriveremo alla prossima partita più riposati e di conseguenza speriamo di fare una prestazione migliore. Ecco, invece per quanto riguarda il Mazzola Valdarbi è un pareggio con l'ultima in classifica. Queste sono le partite che uno, se vince, diciamo, ha fatto il suo, se non vince vengono fuori, come dire, i problemi che la squadra avversaria ti ha creato, no? Sì, è un po' una storia strana quest'anno, più che tutto è, diciamo che non riusciamo a finalizzare, a dare veramente merito al gioco che produciamo, perché comunque fondamentalmente di 14 partite sono state fatte, giocate bene, veramente forse ne abbiamo un po', se si può dire, sbagliate, ma anche con magari dove avevamo delle defezioni, forse anche due o tre ne abbiamo sbagliate, per il resto poi comunque facciamo sempre delle ottime prestazioni e ci sta, insomma. Poi spesso ci capita questo tiro in porta che prendiamo gol e comunque, ecco, stiamo lavorando, siamo lì e cerchiamo di dare comunque sia la giusto merito al gruppo, che è veramente un gruppo molto molto importante. Paolo, segui anche il campionato di eccellenza, ovviamente un tuo giudizio per quello che sta succedendo adesso? Ma assistiamo a, io parlo naturalmente dal territorio, dalla Valdelsa, e vedo una Collegiana che ha le possibilità, i mezzi per essere una formazione davvero di alta classifica, anche sulle basi che ha saputo creare il presidente Massimo Rugi nei suoi intenti di preparazione a questo campionato. Non so cosa sia accaduto esattamente alla Chiantigiana, che ha subito questo poker casalingo, una formazione che si stava ben riprendendo grazie all'ingresso sulla panchina di Antonio Cioffi. Possono capitare anche situazioni di questo tipo, dei rovesci tra virgolette nel punteggio, però credo che anche lì ci siano le possibilità per recuperare posizioni, come la squadra ha dimostrato di poter fare dalle ultime settimane. Noi ci fermiamo. Però Federico, rimani in collegamento, torniamo fra pochissimo. Va benissimo. Resta con noi. Grazie. Anche voi, torniamo fra poco. Torniamo in diretta, continuiamo a parlare dell'eccellenza, abbiamo sempre il collegamento Federico Alessi, attaccante della Sinalunghese. Allora, stavamo parlando ovviamente dell'ultima giornata, ma anche di campionato. Cosa ne pensi un po' di questo girone? Un girone anche questo particolare, un po' come gli altri che abbiamo commentato in precedenza. Sinalunghese che era partita molto bene, poi avete avuto un momento un po' di difficoltà. Sì, eravamo partiti molto bene e poi purtroppo con vari infortuni c'è stata una rosa un po' più ristretta, però piano piano siamo riusciti a ripartire. Il campionato è un bel campionato, ci sono molte squadre valide e devo dire anche abbastanza equilibrato. Equilibrato, senti, in generale, ma per quanto riguarda le squadre del territorio, alla fine insomma c'è una situazione che vede un po' in fila, diciamo, le quattro squadre, no? Voi siete in una posizione di metà classifica attualmente. Sì, ovviamente infine si merita di stare prima in classifica. Cortigiana è ottima squadra e con si può essere in terra. Grazie allora per questo intervento, buon lavoro, buon campionato. Grazie mille. Grazie mille, buonasera a tutti. Salutiamo dunque Alessi, torniamo. Possiamo anche tornare un attimo alla Serie D con Paolo Bartalini, esatto, per parlare di Poggibonsi. Poggibonsi, sì, lanciatissimo, sesta vittoria
Sì. Adesso che ha iniziato un po' con qualche difficoltà, poi è ripartito molto bene. C'è stato quell'inizio, quell'inizio un po' particolare. La prima giornata che si era risolta favorevolmente e quella doppia trasferta che ha cambiato tutto. È stato quella fase di blackout successiva al 2-0 in favore del Poggibonsi, che poi invece ha dato il là alla rimonta della Pianese, e forse chissà, con quella rimonta quasi incredibile da 0-2 a 4-2, chissà che non sia stato per la Pianese proprio lo slancio principale per acquisire ancora più convinzione in chiave primato, come sta dimostrando poi adesso. Il Poggibonsi conobbe in quella fase di settembre una doppia sconfitta esterna consecutiva in trasferta, in rimonta subita dopo Piancastagnaio, anche Tresti nella settimana successiva. Cercò il riscatto il Poggibonsi nella gara interna con l'allora Fanalino Orvietana, con il Fanalino Orvietana, e non riuscì nell'intento perché subì il pareggio al 90esimo 2-2. È una situazione particolare che poi invece si è tramutata attraverso questa serie di vittorie in uno scenario diverso per il Poggibonsi ora sul podio. Senti, Poggibonsi che farà qualche movimento di calciomercato. Noi prima abbiamo parlato di una voce che girata nell'ultimo weekend, diciamo così, del Siena potenzialmente interessata a Ricco Bono. Credi che alla fine i gioielli Poggibonsi se li tiene tutti? Ho la sensazione di sì, ma parlo più per istinto, per intuito, che non per l'effettiva esistenza di contatti o trattative eventuali. Qualcosa mi fa pensare di sì, in continuità con quello che era stato il proposito estivo della società. Chi vivrà vedrà. Ovviamente. Vedremo. Invece torniamo al bomber della Collegiana, un ritorno per te a Colle, quindi ritorniamo all'eccellenza. Ovviamente ti sei trovato bene, ti stai trovando bene, sei tornato con molta voglia, con particolare entusiasmo. Sì, sì, sicuramente dove ci si trova bene si torna sempre, no? Si torna sempre dove si è stati bene, come poi, si dice. Stagione 19-20 sei stato eletto miglior giocatore, quindi... Sì, quindi ancora con piacere, i tifosi mi vogliono bene, io voglio bene a loro, quindi su quel lato lì penso non ci sia stato il minimo dubbio, ecco, per la scelta della squadra. Ecco, poi Collegiana che insomma sta facendo un ottimo campionato, quindi qual è un po', diciamo, il vostro obiettivo? Ma sì, stiamo facendo bene, secondo me stiamo rispettando le aspettative che ci siamo posti, quindi noi un vero obiettivo, ti direi una cavolata, ma non è un modo di dire, ma noi veramente cerchiamo di pensare partita per partita, e per noi sono tutte delle finali, alcune le vinci, alcune le perdi, però siamo concentrati, l'importante è dare il massimo e poi si raccoglie i frutti a fine stagione. Ecco. Senti, prima hai detto che la squadra di Borgo San Lorenzo, la Fortis, è per te la più organizzata, la più forte, no? Da ex figline quindi non vedi questo strapotere della tua ex squadra? No, a livello di nomi secondo me la Fortis è più forte sulla carta, però la cosa che sta, diciamo, che sta condizionando la classifica è proprio la squadra, che è figline, che sono molto più gruppo, molto più squadra, sono uniti, secondo me. Poi c'è anche il fattore mentale, che devono dimostrare che quello che c'è stato l'anno scorso è stato conquistato sul campo, e quindi anche questa, penso, questa voglia, questa mentalità giochi a favore del figline. Poi sicuramente figline ha dei giocatori importanti, alcuni fuori categoria, e quindi anche questo aiuta, no? Direttore, lei cosa ne pensa del Filine che insomma è uscito sconfitto dall'ultima gara, che però insomma... Meglio non rivederla la nostra gara col Filine. No, vabbè, parlavo dell'ultima, sì. Allora, no, comunque sicuramente sì, si vede che è una squadra comunque che ha delle basi, che ha anche dei giocatori che sanno gestire. Ripeto, è un po' per quello che abbiamo visto quando ci giochiamo noi, ad oggi, per tutte le squadre che abbiamo incontrato, comunque sia, è un po' strano, ripeto, vedere una classifica un po' strana per me, vederla in generale, perché non è
non è facile. Strana, perché ancora non ci sono espressi i reali valori? No, ancora secondo me non siamo proprio nei valori centrati esattamente. Tanto magari vediamo la classifica che non abbiamo vista. Eccola torniamo qua. Alla classifica, eccola qua. Eccola. Quindi abbiamo Figlini al comando, 30 punti, Rondinella 25, poi la Collegiana 24, Fortis Juventus 23, Castiglionese 22, Pontassieve 20, Zenit Prato 19, tra l'altro Zenit Prato prossimo avversario del Mazzola Valdarbia, Sina Lunghese appaiata allo Zenit con gli stessi punti 19, segue il Signa 18 insieme a Baldaccio Bruni, poi la Strigiana 17, Nuova Foiano 14, entriamo nella parte più bassa con Mazzola 13 punti, Porta Romana 12, Firenze Ovest 10, Chiantigiana 8 e Prato 2000 6 punti. Quindi com'è passare da una squadra di Prato all'altra? Perché sono due valori diversi, insomma. Sì, è un po' un... dobbiamo conoscere la Zenit Prato, che sulla carta comunque sia una squadra attrezzata, anzi forse all'inizio la davano un po' come una delle più attrezzate per poter fare questo campionato. Prato 2000, appunto, che ci abbiamo giocato alla fin fine, ripeto, ma nella sensazione nel giocare questo campionato è che non ci sia proprio un qualcosa che veramente dice qui non ce la possiamo fare. Collegiana sicuramente è una squadra carrozzata che ci ha messo assolutamente in difficoltà, ci siamo messi un po' in difficoltà anche da soli di sicuro, però comunque è una squadra allestita per poter far bene. Lo stesso discorso, ecco, sulla anche la Castiglionese ha dato un po' una prova di solidità. Per quello che si è giocato noi si è visto meno, ecco, magari su, ecco, il Figlino non ha dato questa sensazione la partita scorsa di essere lì, però alla fin fine, ripeto, magari è un momento in cui gira. Bisogna capire, ora sarà un momento abbastanza importante questo qui e il seguito. Visto che prima abbiamo parlato di mercato nelle altre squadre, il mercato da protagonista per il Mazzola oppure non c'è da intervenire? Farete tanti movimenti? No, nel senso che comunque sia, è un come abbiamo anche detto, comunque il Mazzola è un progetto, è una neopromossa che ha radicalmente cambiato completamente tutto. Ciò che di buono era stato fatto, fra le altre cose, perché comunque era stata una promozione fatta bene con persone valide, anche una buona squadra. La discriminante è stato sul fatto di decidere di allenarsi il pomeriggio e quindi di conseguenza ha fatto un po' da spartiacque. È rimasto solo, diciamo, il giocatore Piero Fabbrini e Florindi come base, e poi è tutta una squadra allestita dove c'è bisogno di quanto prima di riuscire a produrre quello che è. Però nello stesso tempo le partite fatte fino ad oggi mi fanno, ma non state tranquillo, anche di più, perché comunque abbiamo prodotto veramente un buon gioco sempre partita dopo partita, e è una squadra valida. È un momento, diciamo, non è particolarmente fortunato, questo lo possiamo dire, insomma basta vedere, perché comunque un po' gli episodi sono un po' anche in maniera strana, però succede anche che all'inizio squadre nuove c'è da capire un po' lavorare su noi stessi, è quello in cui crediamo con lo staff, uno staff sicuramente importante, e c'è anche un po' un discorso di incidere come mentalità e anche come principi che cerchiamo noi, che sono quelli basati sul gioco. È un po' come potremmo dire, non giochiamo contro, ma giochiamo per noi, cioè giochiamo per produrre gioco, quindi non giochiamo mai contro un avversario. Quindi diciamo che l'obiettivo è continuare a lavorare su quello che sia. Assolutamente sì, poi comunque guardiamo un po' guardiamo un po' intorno in base a quello che può essere, insomma. Magari anche alla sua destra. Posso anche sentire se tante volte avesse... Ecco, visto che i direttori sportivi hanno sempre queste schede dei calciatori, no? Per chi non lo conosce, il giocatore che hai al tuo fianco, che scheda possiamo fare? Perché lui è un giocatore centrocampista offensivo che però gioca anche come attaccante, trova la via del gol. A proposito, abbiamo un messaggio per te da Roberto Francioli, che ringraziamo, l'ha detto stampa della Collegiana, che insomma ci ha suggerito di dirti che si aspetta tanti gol da te, quindi sì, non perde occasione per ricordarlo tutte le volte, per mettere pressione. Esatto. Ecco, dicevamo, direttore, che tipo di caratteristiche ha? È un giocatore molto tecnico, un giocatore che ha tecnica in velocità, è bravo, trova la porta, è un buon giocatore, un buon profilo sicuramente, insomma
un giocatore valido e lo sta dimostrando ampiamente, insomma, nel campionato che fa. Torniamo a Paolo Bartalini invece, per quanto riguarda questo girone, questa categoria, il fatto che ci sono quattro squadre del territorio ha creato, mi sembra, anche un interesse, come dire, mediatico, no? Perché comunque la stampa segue l'eccellenza forse come non mai in questa stagione e c'è grande interesse, insomma, se ne parla a livello, come dire, di chiacchiere da bar, ma anche a livello di cronisti. Sì, direi di sì, direi che è l'eccellenza stessa ad avere questa caratteristica proprio dai suoi connotati originari, potremmo dire, di principale categoria in ambito regionale, quindi ha un suo ruolo anche da questo punto di vista della, tra virgolette, nobiltà calcistica, e quindi è importante che ci sia questo seguito e che porti, appunto, ecco, addetti ai lavori, non addetti ai lavori, appassionati, a confrontarsi su quelle che sono le realtà che compongono questo raggruppamento, che aveva fino a un paio di stagioni or sono anche il Poggi Bonzi tra le sue componenti, per dirla tutta, categoria nella quale il Poggi Bonzi era sceso al termine, lo ricordavamo prima di entrare in diretta proprio con Boa Ahmed, al termine di quella stagione 2016-2017 dalla Serie D di allora, dai dilettanti nazionali di allora, di cui Boahmed fu un piccolo eroe, diciamo così, di quella annata purtroppo per il Poggi Bonzi disgraziata, e invece Murad fu un elemento di continuità in una stagione che di continuità non ebbe niente. Murad, stai continuando a guardare la classifica qui nel nostro monitor, fai conti su quanto ci vuole ad arrivare al primo posto? Guardo dove è messo il Pontassieve, che è la prossima squadra da affrontare. Si guarda lì, alla prossima. Sì, sì, si guarda alla prossima. Sì, tra pochino andremo anche ad introdurre il prossimo turno di campionato. Intanto invece, per quanto riguarda, tornando al Mazzola Valdarbia, quanto si paga lo scotto, diciamo, del noviziato? Una squadra che si affaccia a un campionato nuovo, si dice sempre, no, l'entusiasmo aiuta, dall'altra parte però l'inesperienza è un ostacolo da superare. C'è una particolarità importante qui, proprio in base a quello che ho detto. L'entusiasmo di affrontare un campionato nuovo ce l'hanno chi l'ha vinto e quindi tutti i giocatori che c'erano, quindi di conseguenza, cambiando quasi radicalmente tutto, diciamo, questa cosa qui viene azzerata. E assemblare una squadra dove ci sono tanti ragazzi giovani, ieri andava a avere la formazione, comunque, a parte già in panchina credo erano praticamente la quasi totalità della juniores, abbiamo anche qualche infortunato, quindi comunque sia chiaro, non è facile, no? Avere sempre, anche se ci sono dei ragazzi che stanno facendo veramente bene, si stanno allenando bene e quindi stanno crescendo. E, ripeto, il difficile è cercare di superare questo momento che non è proprio veritiero per il lavoro che viene fatto in settimana. Io ho l'abitudine di guardare tutti quanti gli allenamenti, quindi so come si lavora, sono un pignolo del lavoro proprio come cultura, e insieme a un altro pignolo che è il mister, e che ovviamente siete una coppia ormai da diversi anni. Siamo un simbiote, cioè siamo lo staff con Ruggero, Radice, con Michele Zanelli, Andrea Ogero. Sono chiaramente, abbiamo un nostro modo di pensare che ci accomuna e che è comunque quello di essere anche molto, anche molto leggeri, cioè di vivere il calcio veramente per la bellezza e l'essenza del calcio. E questo per noi è una cosa che è fondamentale. Quindi dico sempre, insomma, questo lo chiedo sempre ai ragazzi, lo sanno benissimo, di essere leggeri, cioè leggeri nel senso, poi tanto ci si impegna sia in allenamento che in partita, e lo stiamo facendo. Poi ci deve essere leggerezza, perché comunque non è una guerra, non è nulla di che, quindi dobbiamo avere la forza di lavorare, di migliorarci il più possibile, andare a migliorare le cose che comunque si possono migliorare, questo c'è sempre da, assolutamente. Abbiamo finito per questa parte. Una breve pausa. Breve pausa e poi torniamo con l'ultima parte. A tra poco. Fuori campo, ultima parte, e noi iniziamo a parlare anche del prossimo turno. Prossimo turno, intanto, per la Serie D andiamo a vedere
che cosa attende le due squadre del territorio. C'è questo big match Pianese-Arezzo, abbiamo parlato, esatto. Abbiamo già parlato, e c'è questa sfida che riguarda ovviamente il Poggibonsi in casa con l'Ostia Mare. Esatto, questa è la prossima giornata: Flaminia, poi Seravezza Pozzi, Folonica Gavorrana, Montespaccato, Orvietana, Mobiliari Ponzacco, poi appunto a parte Pianese e Poggibonsi di cui abbiamo già parlato ci sarà San Giovannese Città di Castello, Trestina Livorno, Tau Altopascio Grosseto, Terranova Traiana e Ghiviborgo. Paolo, cosa ne pensi di questo prossimo turno e soprattutto cosa ne pensi di questo derby tra Pianese e Arezzo? Parla da sola. Bisogno di aggiungere granché. Ovviamente a Poggibonsi sperano in un pareggio per poter guadagnare su tutte e due, non nel caso so. Di una vittoria. non si sa quale potrebbe essere la soluzione migliore in chiave Poggibonsi. Si dice male, si giudica sempre in maniera non esatta a voler guardare sempre dall'esterno. L'Arezzo deve tentare ovviamente di riscattare da quella sconfitta non prevedibile con l'Ostia Mare. C'è anche già a chi pensa che un eventuale viceversa successo della Pianese non che archivi il campionato, però che possa già fornire delle indicazioni in chiave futura che dovrebbero essere poi ribaltate in maniera troppo netta nella seconda parte del campionato e in quello che resta della prima. Il Poggibonsi che ospita l'Ostia Mare, ma poteva quella che sembrava un'avversaria tra virgolette normale, ora diventa una big a sua volta, avendo battuto l'Arezzo e anche con netto punteggio. Tutto da vedere. Roberto, cosa ne pensi? Pianese-Arezzo, chi ce la farà tra le due? Difficile. È molto difficile perché l'Arezzo dovrà fare la partita per forza, cioè comunque dovrà... La pressione è tutta sull'Arezzo. La pressione è sull'Arezzo, sicuramente. La Pianese ha in questo momento, se riesce a mantenere la leggerezza, che ne ha parlato prima, quindi sono molto in forma, ma anche in maniera... così abbastanza leggera, se riesce chiaramente metterà in difficoltà l'Arezzo. L'Arezzo ha i giocatori per poter fare la differenza sicuramente, però deve fare la partita all'Arezzo in questa cosa. Murad, che cosa ti aspetti? Anche secondo me è l'Arezzo che proverà a fare la partita, che deve sicuramente fare la partita. Comunque non è una partita decisiva, non è una finale perché ancora il campionato è lungo, però comunque vale un bel pezzo di campionato e... Scendere in campo con questa pressione, come sicuramente avrà l'Arezzo, a volte ma sicuramente è più a livello mentale, è più tranquilla la Pianese, ecco, da questo punto di vista. Ma per il giocatore che ha l'Arezzo e per l'allenatore, penso che facciano meglio in queste partite che magari in altre. Quindi, per la squadra che è stata fatta, secondo me vivono di queste partite. Quindi, secondo me, l'Arezzo può far bene. Ecco. Veronica, dobbiamo passare subito al prossimo turno dell'Eccellenza. Passiamo subito all'Eccellenza. Chiudiamo poi con questa categoria, andiamo alle prossime partite. Andiamo a vedere il prossimo turno, eccolo qua. Figline Rondinella, Fortis Juventus Baldaccio Bruni, Lastrigiana Castiglionese, Nuova Foiano Chiantigiana, Pontassieve Colligiana, Porta Romana Firenze Ovest, Prato 2000 Signa, Zenit Prato Mazzola e poi appunto riposa, come abbiamo detto, la Sinalunghese. Quindi chiediamo subito un commento sulla Colligiana, ovviamente. Questa prossima gara cosa vi aspettate? Sicuramente simile a quella appena passata, perché comunque anche il Pontassieve è un'ottima squadra, è partita per far bene, comunque vuole riconfermare i playoff che hanno fatto l'anno scorso. Giochiamo in casa loro, fattore sicuramente importante, e quindi noi dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci saranno e mettercela tutta per provare a portare qualche punto da Pontassieve, ecco. Assolutamente, per proseguire questa striscia positiva. Il direttore, esatto, invece aveva già un po' parlato prima di Zenit Prato, prossimo avversario in questo campionato. Tornando anche alla prossima gara e vedendo la Sinalunghese che riposa, molti hanno un po' criticato, no, il fatto che il riposo di una squadra tiene una classifica sempre virtuale e non, come dire, definitiva. Sì, oggettivamente non è una grande scelta in generale, perché comunque c'è sempre questo fatto di vedere se ancora è prestissimo per fare questi tipi di... Però, non so, da un certo punto in poi comincerà a essere abbastanza importante e pesante vedere quando uno deve giocare, quando deve riposare, se c'è il turno, diventa
qualcosa che potrebbe poi alla lunga determinare qualcosa, quello sì. Paolo, per quanto riguarda le squadre del territorio, chi è che ha diciamo, la partita più abbordabile delle quattro? Non è semplice. Nessuna. Io sarei propenso a dire nessuna, appunto. E così vorrei. Abbiamo parlato della Chiantigiana, vorrei spezzare una lancia in favore di questa piccola realtà. Naturalmente l'impegno di Fogliano si annuncia complicato come gli altri, come tutti, però ecco, se questa squadra riesce a esprimersi con le potenzialità che potrebbe avere in questa categoria per gli elementi che ha per un campionato da salvezza, penso che possa farcela, e vorrei, ecco, da questo punto di vista fornire un incoraggiamento al sodalizio. Sì, tra l'altro una squadra che ha avuto un inizio terribile, si è ripresa, si stava riprendendo, ora questa battuta penso che però ci può stare, insomma, in un campionato certo. così equilibrato. Per quanto riguarda Murad, le altre partite, che cosa ti aspetti? Cioè Figline e Rondinella, che non è proprio una partita da buttare via. Sicuramente è la partita più, insomma, che risale più all'occhio, perché tra primo e secondo della classe, quindi bella partita. Ma sinceramente noi guardiamo, pensiamo alla nostra di partita, e quello che fanno gli altri ben venga. Però comunque è una bella partita Figline e Rondinella. Direttore, chi lo vince questo campionato? Ancora è presto. Io in questo momento non ho ben chiaro chi potrebbe essere. Forse una volta trovate tutte magari si può vedere un po' quella che impressiona di più. È ancora troppo presto, un po' per tutti questi campionati, sì. Ma la Rondinella è in grado di competere con Figline, cioè di lottarsela fino in fondo? Parliamo di queste due perché momentaneamente sono al primo e al secondo posto. Da vedere. Sono due squadre che comunque sarà che abbiamo fatto talmente bene con tutte e due che comunque ai punti sia con l'una che con l'altra meritavamo nettamente di vincere, sì. Sia l'una che l'altra, quindi non mi hanno dato questa, magari forse più la Colligiana mi ha dato l'idea di essere una squadra più un po' più solida, proprio come solidità. Noi siamo in chiusura, Alessandro. Sì, quindi siamo arrivati alla fine, salutiamo e ringraziamo, esatto, i nostri ospiti. Un in bocca al lupo ovviamente per i vostri campionati, salutiamo intanto cominciamo da Paolo Bartolini, che il suo campionato lo gioca scrivendo i resoconti delle partite, quindi buon proseguimento. Diciamo, Murad Buhamed, bocca al lupo, appena fai gol torni in studio, va bene? Volentieri, non vedo l'ora di tornare. Speriamo di portare in fortuna. Il direttore, grazie mille per essere stato con noi, Roberto Pierangeli. Grazie a voi. Io ringrazio te, Alessandro, e grazie, noi torniamo lunedì. Ovviamente lunedì parleremo ancora di questi campionati così avvincenti. Buona serata grazie. A tutti.